Ok, oggi in queste due ore affrontiamo l'ultimo argomento nuovo, diciamo, e quindi nelle prossime ore barra settimane dovrete lavorare unicamente ai vostri progetti. E nelle ore di lezione, se avrete bisogno di aiuto, di supporto, di qualunque cosa, ovviamente chiederete. E dopodiché il laboratorio ha degli orari di apertura. In quegli orari di apertura, in alcuni di quegli orari di apertura, col professor Cerotti stiamo cercando di capire come fare a farvi avere il materiale qui, in modo che in quegli orari, se venite, potete accedere non solo ai Raspberry, ma anche a tutto il resto del materiale. E probabilmente porteranno nello studio di informatica, c'è tutto il materiale dentro un rack, probabilmente lo porteranno qui, e quindi poi il tecnico verrà, lo aprirà, voi potrete prendere il materiale, lavorarci e poi riposarlo prima di andare via. E probabilmente, però probabilmente il professor Cerotti vi darà qualche aggiornamento più preciso le prossime volte che lo vedrete da oggi in poi, perché stava parlando adesso col tecnico, quindi è più aggiornato di me in questo momento. Ok, detto questo, parliamo di MQTT, che è il pezzo mancante di quella macroarchitettura dei vostri progetti. Quindi nei vostri progetti voi avete la home station, che parlerà con i device sul campo e darà eventualmente un'interfaccia grafica all'utente che è in casa o nella stanza, e poi manderà questi dati, queste informazioni in quello che abbiamo chiamato cloud, server sul cloud o comunque su un server, che da una parte esporrà delle API REST su HTTP e dall'altra riceverà queste informazioni dalla home station tramite MQTT. Perché tramite MQTT? Perché così le informazioni vengono inviate dalle possibili home station in ogni momento, senza dover far sì che il server faccia polling verso le home station per prendere i dati. Ma appena c'è il dato da inviare, la home station lo invia al server e il server ne fa quello che vuole. In prima battuta lo serverà su un database, in seconda battuta magari lo esporrà attraverso le sue API REST. Allora, cos'è MQTT? MQTT è un protocollo basato sul paradigma publisher subscribe. Quindi, a differenza, come abbiamo detto svariate settimane fa, a differenza di HTTP, che è un protocollo basato sul paradigma di... Ok, richiesta-risposta, in cui c'è sempre una richiesta da un client e auspicabilmente c'è sempre una risposta da un server, ma non c'è mai una risposta da un server senza una richiesta. Il server non contatta mai il client per gli affari suoi senza aver ricevuto una richiesta, ed è quindi in un certo senso sincrono, c'è sempre una richiesta, qui arriva sempre una risposta. E MQTT invece utilizza un paradigma publisher subscribe con un broker. E il meccanismo publisher subscribe è un meccanismo per cui ci sono dei client che sono publisher, che pubblicano dei dati, e dall'altra parte ci sono, diciamo, altri client che stanno in ascolto di alcuni, tutti, nessuno di questi dati condivisi dal publisher. E l'altra volta vedete un po' come in questo caso, io parlo, sono il publisher e voi siete le subscriber dell'argomento di cui parlo, dopodiché ci sono altri publisher e altri subscriber che si fanno gli affari loro e parlano di altre cose in parallelo rispetto a me. Quindi questo è un po' quello che funziona nel meccanismo, anche in questo meccanismo. Ci sono dei publisher che pubblicano, uno o più, e ci sono dei subscriber che ascoltano quello che viene detto da questi publisher.
In questo caso utilizzo un broker in mezzo per gestire, e adesso vediamo un attimo il dettaglio, per gestire questo paradigma. Perché una versione del publisher subscribe è puramente peer-to-peer, ci sono dei publisher e ci sono dei subscriber, e c'è un'altra versione, quella che usa MQTT, in cui ci sono dei publisher, c'è un punto centrale che smista questi dati e ci sono dei subscriber che si sottoscrivono a questo punto centrale. E MQTT è semplice come protocollo, è molto versatile in realtà, ed è un protocollo di messaggistica leggero perché è stato progettato per device con dei vincoli in condizioni di bassa di alta latenza, poca banda e rete non reliable. E quindi, pur non essendo stato pensato per l'Internet of Things, in realtà grazie a queste condizioni è molto molto utilizzato nei sistemi IoT. E MQTT sta per MQ Telemetry Transport, ha un sito, dalla versione 3.1.1 che è l'ultimissima, è anche uno standard, ma è stato inventato nel 99 da un signore che lavora in IBM e da un altro che adesso lavora in un'altra azienda, per monitorare il condotto di petrolio attraverso il deserto, quindi un lungo tubo in cui passa il petrolio per monitorare se ci sono problemi a vari momenti di questo condotto. Per cui serviva in mezzo al deserto, non avevano una grande infrastruttura di wifi, di internet, eccetera, serviva qualcosa di leggero che al bisogno si connettesse, trasmettesse i dati e poi non consumasse chili di energia o avesse bisogno di chissà quale infrastruttura alle spalle. Quindi è un protocollo che non usa HTTP, non è un protocollo su HTTP, non c'entra niente con HTTP. E un'architettura tipica, come vi dicevo, è questa. Ci sono dei publisher, qui è esemplificato uno, un sensore di temperatura, che pubblica il suo dato di temperatura. E il sensore di temperatura lo pubblica un dato, in questo caso 21 gradi, a un certo argomento, l'argomento temperatura. Questo dato su un certo argomento viene pubblicato al broker. Lì è esemplificato uno dei broker esistenti, che si chiama Hive MQ, che è uno dei broker. Questi broker sono il punto centrale e hanno il compito di ricevere i dati dal publisher su certi argomenti e dall'altra parte accettare uno, zero o più subscriber che si sottoscrivono a questo broker a un certo argomento, come dire, in possesso di questo broker, e quando un nuovo dato su quel certo argomento viene pubblicato, il broker lo invia automaticamente a qualunque subscriber. Quindi da una parte abbiamo il sensore di temperatura, in questo esempio, che pubblica ogni 15 minuti il suo dato di temperatura sull'argomento temperatura. Il broker che accetterà vari argomenti, avrà in sé vari argomenti, tra cui l'argomento temperatura. E per esempio, in questo caso abbiamo un laptop e un mobile device, immaginiamo che il laptop sia sottoscritto al topic temperatura e basta, mentre il mobile device potrebbe sottoscrivere il topic temperatura e il topic umidità. In questo caso, quando appena il sensore di temperatura manda sul topic temperatura 21 gradi, entrambi riceveranno, diciamo quasi istantaneamente, il messaggio che dice sul topic temperatura entrambi hai un nuovo dato che è 21 gradi. E se ci fosse anche un sensore di umidità che pubblica per esempio su un topic umidità, allora per esempio solo il mobile device, che è quello sottoscritto al topic umidità, riceverà quell'informazione, non il laptop. Quindi un meccanismo tutto sommato flessibile e pensato anche però per trasmettere originariamente dati piccoli, tipo il sensore di temperatura manda 21 gradi Celsius, non manda
la Divina Commedia attraverso questo protocollo. E, come vi dicevo, MQTT implementa il pattern Publish and Subscribe con un broker, nativamente utilizzando un socket TCP, quindi sfrutta tutto quello che il TCP mette a disposizione come protocollo. E esiste anche una versione che usa WebSocket, ma che era sperimentale fino a poco tempo fa, ma la maggior parte delle implementazioni usano un socket TCP. E come vi dicevo, abbiamo questi tre elementi. Abbiamo il broker, che è il punto centrale di comunicazione, che ha il compito di prendere tutti i messaggi che gli vengono inviati dai publisher e inoltrarli nel momento opportuno ai subscriber a cui sono interessati. E dall'altra parte, e poi abbiamo i publisher, che sono quelli che mandano uno o più messaggi associati a un topic, quindi lo ripeto perché è particolarmente importante, ogni messaggio ha un topic associato, e i subscriber ricevono eventualmente nella loro vita uno o più messaggi e ogni subscriber può ascoltare a uno o più topic a sua scelta. Quindi potrebbe essere un momento in cui abbiamo subscriber che ascoltano a topic per cui nessun publisher è disponibile, o viceversa, un publisher che pubblica su un topic ma nessun subscriber in quel momento ascolta quel topic. In questa architettura, come immaginate, i publisher e i subscriber non si conoscono, non conoscono la loro esistenza, non sanno se ci sono, non sanno chi sono, non sanno dove sono. È tutto mediato dal broker. Entrambi conoscono un broker, ma non sanno chi è il loro publisher, o per un publisher chi è il loro subscriber. Quindi in questo caso abbiamo una finezza, in questo tipo di paradigma. E in questa implementazione abbiamo tre tipi di decoupling: uno spaziale, perché appunto non hanno bisogno di sapere chi sono; uno temporale, perché non devono essere connessi allo stesso tempo, non devono rispondere con certe tempistiche, con certi timeout, secondo certi timeout; e uno di sincronizzazione, proprio perché ognuno manda e l'altro a un certo punto riceverà quando si connetterà. L'elemento importante, come vi dicevo, sono i topic, perché ogni messaggio viene pubblicato da un publisher su un topic e ogni subscriber può iscriversi a uno o più topic e quindi ricevere messaggi su quei topic. I topic in MQTT sono le informazioni di routing, in un certo senso, e sono stringhe UTF-8, quindi stringhe testuali, e che possono avere più di un livello di gerarchia, separato da uno slash. Quindi, per esempio, per farvi un esempio, sia di livello di gerarchia sia di topic, se noi avessimo una casa in cui abbiamo un salotto con un sensore di temperatura che pubblica dei dati, noi potremmo avere un topic home living room temperature. Quindi primo livello è home, poi il secondo livello di gerarchia è living room e il terzo livello di gerarchia è infine temperature. E questo è il publisher, quindi ci sarà un publisher, ipotizziamo, che pubblica il dato di temperatura del salotto di quella certa casa. E sempre ipotizziamo, ci può essere un publisher che pubblica sia il valore di temperatura di quella stessa casa della cucina, e quindi potrebbe avere un topic home kitchen temperature, e sia un altro publisher che può pubblicare home living room humidity, quindi l'umidità presente nel salotto di quella stessa stanza, di quella stessa casa. E dall'altra parte avremo uno più subscriber che possono sia sottoscrivere lo stesso identico topic, quindi io voglio solo home living room temperature, io voglio solo home living room humidity, oppure possono usare delle wildcard, che sono un più e un o un cancelletto, per dire: io sono interessato, nel caso del più, a la temperatura di quella casa, non mi interessa in quale stanza sia.
Quindi qualunque cosa può esserci a questo specifico livello gerarchico. Quindi in questo caso, se un subscriber si iscrive a home più temperature, vuol dire che lui riceverà tutti i messaggi pubblicati da home kitchen temperature, home living room temperature, home qualunque roba temperature. Nel secondo caso, invece col cancelletto, se un subscriber si iscrive a quel topic, home slash cancelletto, vuol dire che è interessato a tutti i messaggi pubblicati su qualunque topic che partano con home. Quindi home living room temperature, ma anche home living room slash parte C slash qualcos'altro, ma anche home temperature direttamente. Non importa quanto profonda sia questa gerarchia, ma tutto quello che inizia da home, qualunque figlio abbia. Quanto lunga sia la gerarchia. Quindi il più è un wildcard di singolo livello, rimpiazza esattamente una porzione della gerarchia, e il cancelletto invece è una wildcard multilivello, che permette di sottoscrivere tutti i livelli di gerarchia sottostanti da quel punto in poi. E tutto questo si dichiara come una stringa. Ora, ovviamente, dato tutto questo libertà, in cui ci sono i publisher che pubblicano su dei topic che si inventano, dei subscriber che ascoltano su topic che si inventano in qualunque momento, in qualunque spazio, e chi ha progettato MQTT si è preoccupato a un certo punto di dire: ci possono essere applicazioni in cui noi vogliamo essere sicuri che tutti i messaggi pubblicati arrivino ai subscriber che sono interessati, non importa quando queste si connetteranno. Mentre ci possono essere altre applicazioni in cui io mando dei dati, ma se anche non c'è nessun subscriber che li prende, chi se ne frega, vengono persi, ma va bene così in questa applicazione. E quindi hanno progettato tre livelli di qualità del servizio, che sono definiti a livello di singolo messaggio. Quindi voi potete avere un publisher che pubblica certi messaggi con un alto livello di qualità del servizio e altri dello stesso publisher con un basso livello di qualità del servizio, e sono gestiti dal broker. Quindi il broker implementa effettivamente questi livelli di qualità del servizio, i meccanismi per garantire la qualità del servizio, al di sopra di quello che già TCP offre, ovviamente. E i tre livelli di qualità del servizio sono questi, sono numerici, 0, 1, 2. E 0 vuol dire che qualcuno manda e magari a un certo punto qualcuno riceverà, e il livello, non c'è qualità del servizio essenzialmente. Quindi il messaggio viene mandato e se viene ricevuto bene, se non viene ricevuto bene. Ed è in un certo senso quello che vi ho raccontato finora. C'è un publisher che pubblica e c'è un subscriber che a un certo punto forse riceverà, se è connesso in quel momento. Il livello 1 c'è un acknowledge dal subscriber. Quindi il broker riceve il messaggio dal publisher e lo invia ai suoi subscriber. I subscriber, quando lo ricevono, entro un certo timeout, devono mandare un acknowledge. E questo vuol dire che può esserci ritrasmissione, e questo vuol dire che il subscriber in certi casi può ricevere, per esempio, messaggi duplicati, nel caso in cui non mandi l'acknowledge prima che il broker mandi il secondo messaggio, perché pensa che non sia stato ricevuto. E questo è il livello 1. Il livello 2 è il livello con una qualità di servizio più alta, che cerca di garantire la ricezione di uno e un solo messaggio da parte di ogni subscriber. Che è quello che chiama delivery esattamente una volta, perché il protocollo ogni volta il broker con il subscriber utilizza per mandare un messaggio un handshake a 4 passi, per cui fanno questo meccanismo di handshake a 4 passi e poi quando questo handshake è stabilito si manda il messaggio. Questo garantisce che il messaggio sia sempre ricevuto e che non ci siano duplicati. In più, basta, e che non ci siano duplicati. E questo è un pezzo che loro chiamano quality of service.
Dopodiché ci sono altri meccanismi per la gestione di questo pattern publisher subscribe. Uno è il testamento, le ultime volontà di un publisher, e l'hanno proprio chiamato così. È un messaggio che il publisher dovrebbe impostare quando si collega a un broker, quindi un messaggio che passa al broker, che poi il broker non inoltra direttamente, tipicamente su un topic specifico, viene inviato anche questo su un topic specifico, un topic che spesso finisce con LWT, Last Will and Testament, e dice essenzialmente che quando il publisher si disconnette in maniera inaspettata e ha dei subscriber che lo stanno ascoltando, ecco, il publisher manda questo testamento, questo messaggio di addio in un certo senso a tutti i suoi subscriber. Quindi quando il broker trova che il publisher si è disconnesso inaspettatamente, può, e se ha impostato questo messaggio di testamento, può inviare questo messaggio di testamento a subscriber. E i subscriber possono ignorarlo, possono decidere che avevano esattamente un publisher e quindi con questo messaggio di testamento non c'erano più e quindi si staccano anche loro, o prendere altre scelte. E dopodiché c'è anche un livello di c'è anche un'impostazione per di retained message, quindi ogni messaggio può anche essere mandato come messaggio di retained, cioè il broker mantiene in memoria, diciamo, l'ultimo valore conosciuto di quel topic. Quindi se un publisher manda la temperatura, come dicevamo prima, 21 gradi, se il messaggio è stato marchiato come retained, il broker mantiene quel 21 gradi, in modo che qualunque nuovo subscriber si agganci al broker, non importa quando, riceva almeno quel messaggio. Fa una sorta di buffering. E l'ultima proprietà, diciamo di base, sono le connessioni che loro chiamano pulite o durevoli. E un client, tipicamente un publisher, può impostare una connessione all'avvio, a una connessione verso un broker, come clean o come durevole. Se la connessione è durevole, cosa succede? Succede che ogni sottoscrizione, allora, se una connessione è durevole, quando il publisher si disconnette, ogni sottoscrizione che ha, che è associata a quel topic, che viene pubblicata dal publisher, e ogni messaggio seguente di livello di qualità 1 o 2, viene memorizzato dal broker, finché si riconnette, fino a che questo publisher e questi client si riconnettono nel futuro. Quindi viene mantenuto, in un certo senso, l'identificativo di chi stava trasmettendo e di chi stava ricevendo, in modo da ricreare in un secondo momento lo stesso flusso di dati. La cosa da stare attenti con le connessioni durevoli è che funzionano finché ogni publisher si ripresenta in un secondo momento con lo stesso identificativo che aveva nel momento precedente. Perché ovviamente se il publisher cambia identificativo e crea una nuova connessione durevole, per lui, per il broker, è un nuovo publisher, non è lo stesso publisher di prima. Ma se il publisher ha impostato una connessione durevole e si disconnette e dopo 2 giorni si ripresenta con lo stesso ID e riapre una connessione durevole, allora viene mantenuta la coda, diciamo, di quello che era successo, la storia, parte della storia di quello che era successo. E se invece la sessione è clean, tutte le sottoscrizioni vengono poi rimosse quando il client si disconnette. Tutte le sottoscrizioni associate a quel publisher dal broker vengono rimosse. E quindi, di queste 3 componenti, il publisher e il subscriber possono essere realizzati con delle librerie o con dei tool, dei software che già esistono, e il broker invece tipicamente non si realizza da zero, ma si utilizza uno dei broker già esistenti. Allora, qui ci sono 3 dei broker più famosi, diciamo, più utilizzati di MQTT,
L'ultimo è il broker MQTT di IBM, che è commerciale e ha un pieno supporto a MQTT. L'ho inserito proprio perché MQTT nasce da uno che lavorava e lavora in IBM, quindi in un certo senso sono l'azienda che ha sponsorizzato la nascita di MQTT nel 99, ha avuto bisogno di far nascere MQTT nel 99. Essendo commerciale noi non lo usiamo. Gli altri due, in particolare Mosquito è un broker MQTT open source, gratuito, è scritto in C e supporta pienamente MQTT 3.1.1, quindi l'ultimo, è molto leggero, disponibile per praticamente tutti i sistemi operativi e, dato che è molto leggero, viene anche utilizzato su dispositivi che sono di performance limitate. Può essere utilizzato anche su dispositivi con performance limitate. E poi c'è HiveMQ, che è un altro broker che supporta pienamente MQTT 3.1.1 e ha un sistema anche open source per sviluppatori Java e quant'altro, e ha veramente una buona documentazione sul sito di HiveMQ. Ci sono anche tanti tutorial, tante spiegazioni su cos'è MQTT, come si usa, tanti esempi e quant'altro. E io vi mostrerò tra un po' un esempio utilizzando Mosquito. E, vabbè, come si installa Mosquito? Tutti questi server non sono sicuro per la parte, tutti questi broker non sono sicuro per quello di IBM, ma sia Hive che Mosquito hanno dei broker di test pubblicati gratuitamente su internet che possono essere utilizzati e possono essere testati di conseguenza. Per esempio Mosquito, se voi andate a quell'indirizzo test.mosquito.org, trovate una pagina di welcome con gli indirizzi e le porte su cui aprire delle connessioni socket TCP per provare questo broker Mosquito senza installarlo. E ovviamente, dato che il broker Mosquito usa la porta 1.2.3.4 nella versione semplice, ecco, MQTT ha una versione semplice, non sicura, ma anche di una versione che utilizza SSL, quindi sicura, diciamo così. Nella versione non sicura apre un socket TCP sulla porta 1.2.3.4, che per esempio dalla rete EDUROM e UniPMN non è raggiungibile perché è una porta chiusa in uscita. Però se non siete qui o siete connessi a una rete con meno limitazioni, potete tranquillamente fare i vostri esperimenti con MQTT senza installarvi un broker sul vostro computer. Se invece volete o dovete installare un broker sul computer, Mosquito, dato che è molto leggero, è installabile praticamente dovunque ed è pacchettizzato per Linux e anche pacchettizzato per Raspberry Pi, quindi con apt-get install Mosquito dovreste riuscire a installare Mosquito su Raspberry se vi servisse. Per Windows c'è un eseguibile da installare sul PC. Per Mac si installa attraverso Homebrew, altrimenti ci sono i sorgenti, essendo open source, e uno può divertirsi a compilarlo. Quindi i broker, essenzialmente, al netto di eventualmente configurare la porta su cui si vuole che si ascolti, se quella di default non piace, o abilitare la parte sicura del broker, è da installare, da eseguire e da lasciare lì. Non c'è molta configurazione se vanno bene i parametri di default, che nel nostro caso vanno bene. Quello che invece richiede un po' di lavoro da parte nostra sono i client, i publisher e i subscriber, perché quelli non sono generici, ma devono pubblicare certe cose su certi topic e devono ricevere certe cose su certi topic. E io qui vi ho riportato i tre client, le tre librerie client, che usano più conosciute, che usano Java o C# e o C#, pensando anche a chi vuole farlo con applicazioni web e magari ha bisogno della parte C#. Il primo, la prima libreria, che è quella che useremo,
Eclipse, esattamente come Mosquito, e si chiama PAO, ed è una libreria client per MQTT, che supporta MQTT 3.1.1, ed è disponibile in tantissimi linguaggi, tra cui Java e C Sharp, ma c'è anche una versione in JavaScript, una versione in Python, eccetera. E noi useremo quella. Dopodiché c'è M2MQTT, che invece è una libreria .NET, C Sharp solo. E poi c'è questo FuseSource MQTT Client, che è di nuovo un client Java, che supporta MQTT all'ultima versione, e ha tre differenti stili di API. Ma un po' per rimanere nella famiglia Eclipse, che è quella di Mosquito, e un po' perché comunque PAO supporta tanti linguaggi, e nel mondo Java è assolutamente, e anche nel mondo Python, è assolutamente il più usato, noi rimaniamo con Eclipse PAO. Eclipse PAO, è open source, ha un sito web, è l'ultima versione della libreria in Java, è la 1.2.0, e si può installare o con Gradle o con Maven, non seguendo le istruzioni che sono sul sito di Eclipse PAO, perché sono antidiluviane, ma su Maven Central c'è, e quindi basta chiamarlo, il gruppo ID è org Eclipse PAO, il nome del jar è org Eclipse PAO client MQTT V3, perché è la versione 3, perché esiste la beta della versione 5, che si chiama MQTT V5, si chiamerà MQTT V5, e poi la versione la cui ultima è la 1.2.0. Di MQTT con Eclipse PAO in Java c'è un esempio già su GitHub che adesso guarderemo insieme, non lo rifaremo insieme ma lo guarderemo, che implementa sia un publisher sia un subscriber utilizzando Mosquito in locale in questo momento, ma tanto è solo un indirizzo da raggiungere, non ci sono niente di particolare. Infine, eventuali tool per provare un client, provare un publisher o un subscriber rispetto a un broker esistente, nel caso in cui vi servisse creare il publisher, ma per esempio non creare i subscriber. Immaginiamo per esempio nell'architettura dei progetti, la home station agirà come publisher, ovviamente non avrà bisogno di essere subscriber, di quasi niente, in teoria di niente, poi può darsi che per qualche progetto possa esserlo, ma di base è un publisher verso il broker che starà nel server, e nell'architettura c'è quella parte che abbiamo detto le ignoriamo per questo corso, che sono i medici, le persone eccetera, che hanno un dispositivo, ecco, loro potrebbero essere simulati utilizzando uno di questi tool, che sono interfacce grafiche da installare, da mettere il topic, l'indirizzo del broker e vedere cosa succede. Io qui ne ho messe tre, tutte desktop. I primi due sono multipiattaforma, sono interfacce grafiche la prima in Java, in JavaFX. Sapete cos'è JavaFX? JavaFX è, sapete cos'è Swing? JavaFX è il rimpiazzo di Swing, diciamolo così. È una libreria grafica per creare interfacce grafiche in Java che esiste da quando, che è incorporata nella JDK da Java 8 e poi sarà scorporata dalla JDK in futuro, ma in questo momento è incorporata nella JDK, quindi quando voi installate la JDK avete anche dentro JavaFX, e permette di fare interfacce grafiche molto più carine di Swing e meno complicate di ottenere interfaccia grafica con meno livello di complicazione nel codice rispetto a quanto si faccia con Swing. È dichiarativa, voi dichiarate l'interfaccia grafica, sfrutta gli stessi concetti in un certo senso di HTML, che separa la parte di presentazione dalla parte di logica. La parte di presentazione viene fatta in XML, quindi voi definite i componenti in XML dove li volete, ha dei layout da utilizzare, voi definite lo stile, i colori in CSS, e poi potete agganciare a ogni elemento in XML nel codice
Java la logica effettiva. Questo è fatto in JavaFX. E se avete appunto la JDK installata, la JRE e la JDK installata, qualunque programma JavaFX funziona in questo momento. E il secondo è una utility sia desktop che per le linee di comando, fatta incorporata da quelli di PAO, di Eclipse PAO, e anche questa è multi piattaforma. La terza invece è un'estensione per Google Chrome che vi permette di fare sia da subscriber e da publisher, ma appunto all'interno del browser. Esistono altri client che non ho riportato sia per Android che per iOS, nonché PAO ha anche una versione JavaScript, quindi uno potrebbe incorporarlo in un sito, più qualcosa può incorporarlo in un sito, nel front-end, ma non li ho incorporati perché cambiano molto rapidamente e quelli più consigliati, per esempio per iOS, sono a pagamento. Quindi, però se sugli store cercate MQTT vi compaiono una serie di librerie, una serie di applicazioni che in teoria dovrebbero funzionare, ma di cui non ho, diciamo, un feedback diretto da darvi. Un po' di reference, se volete saperne di più, noi abbiamo ovviamente guardato le parti essenziali. Vabbè, c'è il sito di MQTT, che abbiamo già citato, c'è il wiki di MQTT, che è in fase di ristrutturazione, ma ha qualche informazione interessante, soprattutto ha una serie di link verso le librerie, verso le applicazioni e quant'altro. Quel wiki in alcune occasioni rimanda al manuale di Mosquito, alla main page di Mosquito, che quindi è linkata là, e dopodiché ci sono due link dal sito, dal blog di HiveMQ, quindi quel broker, diciamo, competitor di Mosquito, che uno è un Get Started with MQTT, con un esempio addirittura in Java con PAO per fare sia un broker che un subscriber, un esempio molto semplice, abbastanza semplice, è linkato anche un repository GitHub in cui si può scaricare l'esempio e quant'altro, e poi c'è tutta una guida che si chiama MQTT Essential, sempre pubblicata da questi di Hive MQ, che è abbastanza dettagliata e ben spiegata su vari aspetti di MQTT, molti dei quali sono quelli che vi ho raccontato in questi 40 minuti, ma ci sono anche altri dettagli, no? Qui abbiamo visto le cose essenziali del protocollo, le cose utilizzate nel 90% dei casi, dopodiché ci sono altri dettagli se volete, tipo la parte di sicurezza del protocollo che qui non abbiamo toccato. Ok, domande? Nessuna domanda. Allora, come vi accennavo prima, su DIR è linkato un progetto Java che utilizza Eclipse PAO. Sia un publisher che un subscriber. Guardiamoli. Questo è un publisher. Allora, cosa fanno questi due? Il publisher pubblica un dato fisso, sempre uguale, in questo caso, di temperatura. Ho riciclato l'esempio di HiveMQ in cui parla di un sensore di temperatura. Ecco, qui c'è un sensore di temperatura finto che pubblica sempre 20 gradi e su un certo topic ha un broker, che il broker può essere sia locale o, appunto, come vi dicevo, un server di testo, un server da un'altra parte, basta che sia raggiungibile. Dall'altra parte c'è un subscriber che si sottoscrive a tutti i topic che iniziano utilizzando una wildcard e stampa a schermo i messaggi che riceve. Questo publisher, oltre a pubblicare il dato di temperatura, imposta anche una certa qualità del servizio, imposta anche un tipo di connessione, clean o durable, e imposta anche un messaggio di testamento, così possiamo vedere tutto.
Allora, cosa fa questo broker? Beh, questo publisher? Beh, questa è una classe normalissima che innanzitutto definisce un po' di variabili. La prima è la URL del broker. Come vedete è una URL su TCP, in questo caso localhost sulla porta 1883, a differenza di quello che ho detto prima, è la porta standard dei broker, non 1234, ma 1883. La porta standard per il TCP non sicuro. Dopodiché definisce un topic della temperatura, che in questo caso è home station slash temperature, per anche mostrare la gerarchia. E i topic in genere vengono quasi sempre pubblicati all'inizio delle classi, come variabili statiche, in modo che se poi devono essere cambiati o recuperati all'interno delle varie classi sia più facile andare a identificarli, visto che sono stringhe, e sono per forza stringhe in MQTT. E dopodiché inizializza il client, inizializza l'MQTT client che è se stesso. Poi questa classe ha un costruttore che non fa altro che inizializzare il client. Quindi dice al client qual è la URL del broker e inizializza il client ID con un client ID. Questo client ID dovrebbe essere univoco e spesso viene generato col MAC address della macchina trattino pub di publisher. E dopodiché l'MQTT client ha anche un metodo che genera per generare un ID univoco basandosi sul login name e il system time in cui viene generato il client. Occhio che questo metodo, o vi salvate questo client ID se create una connessione durevole, o vi salvate questo client ID da qualche parte in modo da poterlo recuperare al lancio del publisher 2 giorni dopo, oppure questo vi genererà un nuovo client ID basato sul system time, quindi diverso da quello precedente. Quindi nel caso di una connessione durevole può essere più furbo, per esempio, prendere il MAC address della macchina e aggiungerci qualcos'altro per mantenere il client ID, oppure salvarsi questo. Quindi questo di base istanzia il MQTT client, non apre ancora la connessione, non fa ancora niente, istanzia solo l'MQTT client e poi ha un catch ed un'eccezione perché è obbligatorio per l'istanziazione dell'MQTT client, quindi o gestisce l'eccezione o la lancia verso chi lo chiama, il chiamante. E dopodiché ha un main. Questo main cosa fa? Partiamo dal main. Costruisce la classe, quello che abbiamo appena visto, quindi essenzialmente costruisce il client con la URL e il client ID, e poi chiama publisher.start e basta. Il metodo start fa essenzialmente 3 cose. Definisce le eventuali opzioni sulla connessione, crea la connessione verso il broker e pubblica qualcosa. Allora, in questo caso le opzioni si possono utilizzare opzioni default o si possono personalizzare. In questo caso le opzioni hanno un oggetto che è MQTT Connect Options e in questo caso le 2 opzioni che si danno sono: uno, che vogliamo una connessione durevole, set clean session false, quindi non vogliamo una sessione clean, la vogliamo durevole. E la seconda cosa che fa è definire il testamento. Un testamento si definisce nelle opzioni all'atto della connessione, è una cosa che appunto come un testamento di una persona si manda, il testamento della persona ce l'ha il notaio, il testamento di un publisher ce l'ha il broker, il suo broker, che lo tiene lì. Il testamento ha in genere un topic, ha obbligatoriamente un topic, che in questo caso è la stessa root del topic della temperatura, home station, slash LVT, Last Will and Testament, come prima. Il messaggio di testamento, che dice semplicemente addio, sono andato. Notate che il messaggio in MQTT non viene trasferito come stringa, ma viene trasferito come insieme di byte. Per cui c'è questa stringa, appunto, get bytes. Tutti
i messaggi MQTT vengono trasferiti in questo modo. Devono essere convertiti in sequenze di byte. Sia una string o quant'altro. Poi per questo messaggio di testamento imposta anche un livello di qualità di servizio 0, cioè se viene ricevuto dal subscriber bene, se no pace, e un retained false, quindi non deve essere poi mantenuto dal broker dopo l'invio. Dopodiché il client, quello che abbiamo inizializzato nel costruttore, si collega al broker, l'indirizzo del broker ce l'ha nell'inizializzazione del client, con queste opzioni, queste due opzioni, il set clean session e il testamento. Dopo la connessione inizia a pubblicare qualcosa. Allora, in questo caso chiamo un metodo che è publish temperature, che è il metodo subito sotto, che una volta manderà un dato. Quindi quando viene lanciato questo, si costruisce l'oggetto, si impostano le opzioni, si connette, invia 20 gradi Celsius, boom, ha finito la sua vita. Non si interrompe il programma, però non fa più niente. E quello che tipicamente si fa per mandare più dati, per esempio se noi qui avessimo un sensore di temperatura e vogliamo mandare un dato ogni, diciamo, 2 minuti, quello che si fa è o si lancia un thread che si sveglia ogni 2 minuti, un timer, che ogni 2 minuti prende il dato dal sensore reale e lo invia, oppure l'altra cosa che si fa, che è più brutta di usare un timer, è un while true, e poi si mette un thread sleep del tempo che dovete dormire. Questi sono i modi tipici di farlo. E nella libreria non hanno pensato a un modo un pochino più elegante, automatico, che nascondesse alla fine questi dettagli, perché alla fine così devono fare per gestire un invio molteplice di messaggi. E quindi in questo caso non vogliamo mandare questo dato troppe volte, non ci interessa, e quindi lo mandiamo una volta sola. Il publish temperature fa in maniera simile quello che abbiamo fatto per settare il testamento. Innanzitutto definisce un topic con questo client.getTopic, dove questo topic temperature è quello definito all'inizio della classe, quindi homeStation/temperature. Poi definisce un messaggio, un contenuto del messaggio, in questo caso 20 gradi Celsius. Quello potrebbe arrivare da un sensore vero, potrebbe essere una risposta a una GET su Z-Wave, per esempio, che restituisce la temperatura ad un determinato sensore. E poi pubblica il messaggio. Sul topic, il topic pubblica il messaggio, costruisce un nuovo messaggio MQTT che ha come unica parametro il contenuto del messaggio come bytes. Quindi notate, come quello che dicevo prima, che i topic sono particolarmente importanti, perché in realtà è il topic che pubblica un messaggio. Il messaggio si pubblica su un determinato topic. Quindi noi abbiamo il temperature topic.publish, il contenuto del messaggio, e se avessimo un altro topic avremmo il humidity topic.publish, un altro messaggio. E dopodiché, niente, stampa sullo schermo, ho pubblicato un messaggio sul topic giusto per farci vedere qualcosa a noi che siamo di qua dal publisher. E questo è il publisher, è tutto quello che vi serve al netto della logica per capire che messaggio mandare come contenuto, è la struttura tipica di un publisher. C'è il costruttore, c'è un metodo che fa partire il publisher e poi c'è qualcuno che sui determinati topic invia dei messaggi. E la parte, diciamo, personalizzabile è come si ottiene il contenuto del messaggio e come si ottiene il contenuto del messaggio ogni quanto lo si invia. Tutto il resto utilizza al 99% la stessa identica struttura del publisher. Una struttura simile e un ragionamento simile lo si può fare per i subscriber. In questo caso il subscriber ha 2 classi. E la prima, quella che ho chiamato subscriber, è molto molto simile al publisher. Quindi ha un main che
istanzia la classe e chiama il metodo start. All'inizio abbiamo l'indirizzo del broker per aprire poi il socket su TCP e la variabile del client, dell'MQTT client. Il costruttore inizializza il client come prima, passandogli la URL del broker e il client ID. In questo caso il client ID l'ho generato direttamente dentro il costruttore di MQTT client, ma è equivalente a prima. C'è esattamente la stessa eccezione di prima da gestire e il metodo start invece è lievemente diverso, ma non tantissimo. Il metodo start, come prima, apre una connessione, fa una connect verso il broker, per forza. Prima di fare una connect, Pao vi chiede di impostare una callback. La callback è quella che gestirà la ricezione dei messaggi. Quindi, mentre prima avevamo un metodo all'interno della stessa classe, che era publish temperature, e qui invece abbiamo un meccanismo di callback che implementerà eventualmente più metodi in override. Quindi imposta una callback, che è una classe di questo progetto, che adesso vediamo, apre una connessione, dopodiché dice quali topic vuole sottoscrivere. Questo subscriber si vuole sottoscrivere direttamente sul client ai topic homestation/cancelletto. Quindi tutto quello che arriva sotto homestation. Quindi homestation temperature, homestation humidity, homestation device /5/temperature e così via. Tutto quello che arriva sotto homestation. E notate che mentre prima i messaggi li mandavamo da un topic, qui ci sottoscriviamo al topic sul client. E poi stampa che sta ascoltando. E tutto... Quindi, di nuovo, qui la parte di personalizzazione è l'indirizzo del broker e che topic vi sottoscrivete, perché tutta la parte di elaborazione viene fatta nella callback. La callback è una classe che deve implementare MQTT callback, che è una classe di Pao, che vi richiede di implementare al più tre metodi. Il primo è connection lost, il secondo è message arrived e il terzo è delivery complete. Allora, il primo e il terzo sono vuoti, il terzo spesso è vuoto. Il primo, connection lost, dice che cosa capita al subscriber quando la connessione col broker viene persa. Per esempio, uno potrebbe cercare di riconnettersi. Oppure, pace. Dipende dall'applicazione che uno sta costruendo. Se c'è bisogno di mantenersi connessi al broker sempre o il più possibile, allora può cercare di riconnettersi, può mandare notifiche, messaggi al sysadmin perché c'è qualcosa che non va, eccetera. O altrimenti semplicemente non fare niente. Il message arrived è il metodo che viene chiamato quando un nuovo messaggio viene mandato dal broker verso il subscriber. È qui che arrivano i messaggi per cui il programma si è sottoscritto, ha sottoscritto il certo topic. Quindi qui dentro riceverà tutti i messaggi sotto homestation cancelletto. E in questo caso, di nuovo, essendo un esempio, che cosa fa? Stampa a schermo il messaggio, dove prende il topic direttamente dal parametro del metodo e fa un toString del messaggio per stamparlo semplicemente com'è. E dato che lui si sottoscrive a tutti gli homestation qualcosa, lui gestisce anche il testamento. Quindi se il topic è uguale a homestation/lvt, che è il testamento dei publisher, stampa il publisher è andato. Giusto per gestire separatamente il last will. L'ultimo metodo, che è di nuovo vuoto, è il delivery complete, che è il metodo che viene chiamato, spesso rimane vuoto, quando il delivery di un messaggio è stato completato e tutti gli acknowledge
eventualmente, se ci sono, nei casi di quality of service che lo prevedono, sono stati forniti al broker. È quello che succede quando, diciamo, la transizione è davvero finita. Non solo è arrivato il messaggio, ma anche tutti gli acknowledge sono stati ricevuti. Se si vuole, si può intercettare e fare qualcosa. Spesso, a meno in casi particolari, non lo si fa. Ok, questo è di nuovo, anche qui, ha un punto di personalizzazione forte, che è questo message arrive, che in realtà dipende fortemente dall'applicazione e vi dice che cosa fare quando arriva questo messaggio. Lo stampo, lo inoltro, lo memorizzo in un database, ci faccio delle azioni in base al valore contenuto. Quello dipende molto, ovviamente, dall'applicazione. La maggior parte dei publisher, dei subscriber e delle piattaforme che utilizzano questo meccanismo, soprattutto in ambito IoT, mandano messaggi che sono JSON. Beh, sono la versione in byte della stringa JSON, tipicamente. Quindi, e funziona abbastanza bene. Quindi anche in questo caso abbiamo mandato una stringa semplice, ma avremmo potuto mandare un JSON ottenuto da, per esempio, del JSON, dalla classe JSON di Google, testuale, convertita in byte e inviata. Non c'è nel protocollo una lunghezza massima del contenuto del messaggio. È pensato per avere messaggi piccoli, ma non è obbligatorio avere una lunghezza minore di. In alcune implementazioni, soprattutto del broker, in base al sistema operativo, una lunghezza massima può essere in byte, può essere imposta dal broker. Se voi cercate su internet messaggio, lunghezza massima messaggio MQTT, trovate qualcuno che dice: ah, io l'ho installato su un Raspberry e non posso inviare messaggi più grossi di 200k. Non posso ricevere come broker messaggi più grossi di 200k. E altri dicono: ah, io ce l'ho su Windows e invece accetto messaggi, ho mandato appena un messaggio di 2 mega, adesso immaginiamo un messaggio di 2 mega di testo, mi viene, o un JSON 2 mega, mi viene abbastanza difficile, ma quella è la singola implementazione. L'MQTT non lo prevede. In ogni caso, essendo pensato per mandare messaggi tutto sommato piccoli, cercate appunto di non inviare la Divina Commedia dentro un messaggio MQTT, ma messaggi relativamente concentrati e piccoli. Allora, proviamo se questo coso funziona. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è, secondo voi, abbiamo il codice del publisher, abbiamo il codice del subscriber, ci manca il broker. Quindi la prima cosa che facciamo è lanciare il broker. Fatemi aprire una shell più grande. Allora, io ho installato già ieri il broker, su Mac si installa con, se avete un Brew, con Brew Install Mosquito, e lui lo installa con tutte le sue dipendenze. Io l'ho già fatto e lui gira volendo a livello di servizio, quindi si può lanciare come un servizio che rimane attivo per sempre, ogni volta come un server web, oppure ovviamente si può lanciare di volta in volta solo per la sessione. A me non interessa avere un broker Mosquito che gira vita naturale durante sul mio computer, e quindi lo lancio solo per questa volta, poi lo stoppiamo. Mosquito, non mi ricordo se service o services, difatti. Ok, quindi io ho lanciato Mosquito, a questo punto Mosquito con la configurazione default aspetta connessioni su TCP porta 1883. Quindi torniamo in IntelliJ e lanciamo prima il subscriber, così non ci perdiamo messaggi del publisher. Thank you.
Il subscriber ci stampa a schermo il topic che sta ascoltando, in questo caso home station cancelletto. Non arriva niente perché il broker è locale e quindi nessuno gli pubblica niente e il publisher non è ancora attivo. Se voi fate un esperimento, lanciate questo software col broker di test di Moschito e invece di home station scrivete home, anche col subscriber vi inizia a arrivare qualunque roba, perché tutta la gente che prova il broker di test o lo utilizza per magari la sua casa o quant'altro in giro per il mondo spesso inizia con home. Quindi se voi prendete home cancelletto vi arrivate delle temperature, vi arrivano delle umidità, vi arriva un po' di roba, ma che va avanti in continuazione. E peccato che non si può vedere qua. E comunque, se invece home station è un nome che non hanno ancora... Ieri non avevano pensato di utilizzare sul broker di test. Ma. E se noi a questo punto lanciamo il publisher... Ok, il publisher non dà errori, non ci fosse stato il broker, a un certo punto sarebbe andato in timeout la connessione, e semplicemente stampa, ho pubblicato il messaggio, 20 gradi Celsius in fondo, sul topic home station temperature. Ne manda uno solo e quindi ne stampa uno solo. Ora, se noi apriamo il subscriber, dovremmo trovarci un 20 gradi Celsius dall'altra parte. Speriamo. Ok. Vedete che infatti è un messaggio arrivato per il topic home station temperature, 2 punti, 20 gradi Celsius. Quindi ha intercettato il messaggio che ho mandato e l'ha ricevuto. Se noi adesso interrompiamo il publisher, vedete che è comparso un altro messaggio, home station LVT, che dice addio, e poi ha stampato anche publisher is gone. Perché questo ha ricevuto correttamente il messaggio di testamento, quindi l'ha stampato e poi l'ha anche gestito. Quindi stampando in rosso come system error, publisher is gone. Se noi rilanciamo il publisher, lui rimanderà un altro home station temperature 20 gradi Celsius. E avanti così. Quindi rilanciando il publisher arriva infatti message arrived for the topic home station temperature 20 gradi Celsius, perché è lo stesso messaggio che gli manda il publisher. Quindi vedete che sono appunto completamente, come ci aspettavamo, separati. Anche se il publisher non c'è, lui comunque rimane in attesa, appena il publisher ritorna ovviamente il messaggio gli arriva correttamente, nonostante noi non abbiamo impostato la qualità del servizio in nessuno di questi messaggi di temperatura. L'abbiamo impostato solo per il last will and testament. E di default, quando si crea un nuovo messaggio, l'ho scritto qua in questo commento, ma quando si pubblica un messaggio senza dare parametri particolari, viene utilizzata la qualità del servizio 1, quindi con un meccanismo in acknowledge, che può generare messaggi duplicati, ma almeno un messaggio arriva, e il messaggio è non retained. Questo è di default. Poi, come abbiamo fatto per il last will, si possono personalizzare questi parametri agendo sul metodo publish. Quindi o alzare la qualità del servizio, o abbassarla e cambiare il retained. E anche questo non usa nessuna libreria, non dovrebbe usare nessuna libreria nativa, al di là del broker, che ovviamente è nativo, ma il progetto non usa nessuna libreria nativa, quindi anche questo si potrebbe fare il deploy diretto su un Raspberry e utilizzarlo. Perché appunto PAO non dovrebbe usare nessuna libreria nativa sotto, da ricompilare per ARM. Basta. Domande? Il broker non c'è, nessuno di questi messaggi che sono transitati. No. Cioè, qui ovviamente no, ma
perché è tornata la console. No, il broker dovrebbe avere un log da qualche parte, dovrebbe aver ricevuto tutte le connessioni, loggare le connessioni, client ID e quant'altro. Lui ovviamente un po' di... se il messaggio è retained, lo tiene il messaggio, quindi da qualche parte lo memorizza. Se il messaggio non è retained, magari lo logga, non ne sono sicuro, magari lo logga, ma ovviamente dovendolo buttare, cioè dovendolo inviare e ignorare il messaggio in futuro, ovviamente non se lo tiene poi in pancia. E, no, come vi dicevo, se voi... andate su test.moschito.org. Vi fa vedere che per esempio questo accetta la connessione encrypted, unencrypted sulla porta 183 MQTT e poi altri livelli di impostazioni del server Moschito, del broker Moschito. Quindi c'è la connessione MQTT encrypted, una encrypted con un certificato client richiesto, obbligatorio, un altro su WebSocket non encrypted e una su WebSocket encrypted. Queste sono tutte porte diverse, tutti comportamenti diversi configurabili del broker Moschito, ma anche di altri. Dove appunto noi abbiamo visto solo la versione semplice e configurata di default, che è quella non encrypted. E poi vi spiega che cosa supporta la parte encrypted, e ci sono anche esempi di utilizzo di questo servizio. Quindi questo prende i dati da Moschito e se qualcuno glieli manda, ovviamente lui cambia questo pannello di temperatura. Ecco, esiste anche... non ve l'ho citato, ma visto che è scritto qua, esiste anche un comando di Moschito da linea di comando per mandare un messaggio come publisher o per agire come subscriber. Quindi in questo caso pubblica su un certo indirizzo un certo topic con un certo valore da linea di comando per fare dei test rapidi su un broker per vedere se il broker funziona, è raggiungibile nel caso in cui il software fatto ad hoc invece abbia dei problemi, per esempio. Bene, allora detto questo, nell'ora che ci manca potete continuare a lavorare con i vostri a lavorare sui vostri progetti. Dalla prossima volta vi porto anche il resto del materiale, se non sarà già qua. E vi faccio solo notare ancora una cosa: io ho appena stoppato il Moschito, il broker, vedete che is stopping, può metterci un po' e poi è tornato il prompt, e ovviamente il subscriber non se ne accorge, rimane qui in attesa di nuovi messaggi, messaggi che in questo caso non arriveranno mai, e può accorgersene nel metodo lost connection, che noi abbiamo lasciato vuoto, il metodo della callback dovrebbe accorgersene nel metodo della callback connection lost, perché ha perso, dovrebbe accorgersi a un certo punto che non ha più la connessione TCP verso un server perché il server è stato spento, e avendolo lasciato vuoto ovviamente non succede niente. Ok, buon lavoro.